Ciao a tutti, come state? Il nostro solito post della diretta del martedì, anche martedì siete stati tantissimi. Abbiamo insomma raccontato anche questa volta tantissime cose. Tra l'altro abbiamo parlato di fiere, visto che insomma, la mia domanda era un po' legata alle fiere. Se vi piacciono le fiere di settore, piuttosto le fiere dove c'è un po' di tutto dove poter comprare, o se siete di quelli che e in realtà si lasciano trascinare, ma non gliene frega assolutamente niente. Bene, qualcuno di voi mi ha risposto, come Rick, che ama le fiere di settore, soprattutto quelle legate all'auto e al vintage, quindi alle auto vintage. C'è chi, come meganaturista, mi ha detto che per tanti anni invece lui ha fatto le fiere, ma non come spettatore, bensì come colui che aveva il banco e che quindi vendeva articoli di tutto, dai casalinghi al giardinaggio, insomma un po' di tutto. Abbiamo poi divagato in realtà perché intanto abbiamo parlato anche un po' di cosa farete nel weekend, visto che io sarò alla fiera della meccanizzazione agricola da giovedì a domenica. Quindi 4 giorni intensi dalle 9 alle 19. Anzi, a tal proposito, vi invito se volete venirmi a trovare ben volentieri, ci facciamo due chiacchiere, ci conosciamo. Dicevo, una meccanizzazione per me che porterà via un po' di effettivamente un po' di giorni, mentre qualcuno di voi invece mi ha detto che è lì, lo invidio perché verrei volentieri anche a mangiare da voi, insomma, farà una cena con amici anni 70. Mi ha incuriosito, tant'è che poi però mi avete anche insomma, dato quello che è il menù proprio di questa fiera, di questa cena anni 70. E devo dire che era un menù molto 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 interessante. Quindi spero vada bene, ma così come ho chiesto, magari se insomma nella mail mi mandate com'è andata così la vostra serata, sarò anche curiosa e appianerete anche la mia curiosità, così come Super Falcotech, che mi ha detto che sta organizzando un viaggio a Bucarest e che sarà insomma verso fine marzo, andrà tra i 7 e i 9 giorni, anzi chi volesse, insomma, lui ha dato anche qualche indicazione sul, diciamo così, sul percorso e tra le varie cose che andrà a visitare andrà a vedere anche il castello di Dracula. Ah, questo mi piace, infatti andrei quel viaggio per vedere appunto il castello di Dracula, mannaggia. E poi che bello, parlavamo della festa del papà, il 19 marzo, da festeggiare come sempre, e magari siete papà anche voi, quindi anche voi riceverete dei, diciamo così, dei regali da parte dei vostri figli, la solita cravatta, immagino magari che potrebbe anche non volercene più, non saperne più dove mettere, oppure qualcosa di più particolare perché vi conoscono bene e quindi sanno effettivamente che cosa regalarvi. Nel frattempo, che bello, vabbè, Ago ha corso insomma in riva al mare nei giorni scorsi perché faceva caldo. E ha fatto 8 km. Io ho detto ti invidio perché io, cioè, non riesco a fare neanche 200 metri a livello di corsa e quindi questo sì, un pochettino diciamo mi viene l'invidia per chi invece riesce a correre, però è comunque allo stesso tempo insomma si mantiene anche in forma. Peter invece comprerà un cucciolo di Beagle e ci aveva detto sì, quindi non uscirò più, ma perché? Anzi, col cane, cioè, si ha più la possibilità di uscire, no? Poter stare fuori all'aria aperta. Certo è che essendo cucciolo assolutamente sicuramente uscirei tantissime volte, questo ne sono convinta, quindi mettitelo pure in testa, che non starai tanto in casa per quel motivo lì. E poi che cosa abbiamo detto? Ah, Alena invece aveva guardato uno speciale sui 40 anni degli U2, ha detto che era stato un bello speciale, tra l'altro insomma un gruppo geniale, e io ho fatto il paragone che anche la meccanizzazione compie 40 anni. Chi mi ha chiesto se non andavo a Reggio Emilia? Sì, ci andrò quest'estate. Chi mi ha chiesto se tornavo a Roma, se andavo a Roma? Ci sono andata 2 anni fa, ci tornerò, ma non so quando, perché insomma adesso, come vi dicevo, inizia per me un periodo molto intenso dedicato alle fiere, legato alle fiere, quindi sarà, diciamo così, difficile trovare anche un po', diciamo, il giorno da
da ritagliarmi, ecco, per farmi qualche vacanzina. Però prometto, prometto che in qualche modo, insomma, riuscirò a farmi la vacanza e a in qualche modo venire a trovare anche qualcuno di voi. Marcello invece verrà lui, perché mi dice: questo weekend cosa posso fare con il camper dalle tue parti? Bene, io gli ho consigliato di andare nelle Langhe. E poi, insomma, soggiornare magari venendo a vedere la fiera della meccanizzazione. Chi invece, e questo, insomma, lo ringrazio, mi porterà appunto anche un dolce rumeno che abbiamo scoperto essere un dolce pasquale, ma in realtà è un dolce che si fa in casa ed è simile a un pandoro. Quindi ho detto: bene, se al mattino con un buon caffè, altrimenti al pomeriggio per la merenda facciamo anche con il tè delle 5, che non va male. Insomma, tutto sommato ci sta e ci piace anche questo. E poi, cosa avete ancora detto? Beh, poi Mega Naturista, come sempre, ci dà, diciamo così, le sue indicazioni per il pranzo, che aveva mangiato, praticamente avrebbe mangiato paella. Il dolce, ecco, era il Cozonac, me lo sono segnato, e così almeno non mi perdo. Poi, a livello invece di, diciamo così, di fiere, Mega Naturista ci ricordava che domenica ci sarà la fiera di primavera a San Macario, in provincia di Varese, zona aeroporto di Malpensa, esposizione merceologica e mercatino di prodotti artigianali. Bello, questo mi piace, mi piace anche questa fiera. In più, chi mi ha chiesto magari se i trattori all'interno della fiera, insomma, si possono anche un pochettino, come si dice, brandizzare e quindi anche magari cambiare colore, oppure se devono essere standard. Ecco, come vi dicevo, insomma, se volete scrivermi a emmacalibuno@delibero.it, sicuramente porterò le vostre domande mentre racconterò la fiera della meccanizzazione e cercherò di raccontarla anche a voi, quindi nelle prossime settimane. Che dire, con questo è tutto, come sempre vi ringrazio e ci troviamo come sempre qui. Vi mando un bacio, un abbraccio e niente, se avete delle domande sulla fiera della meccanizzazione, emmacalibuno@delibero.it. Ciao, alla prossima, ciao!